Innanzitutto buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Scusate la mia voce bassa, spero che ritorni al più presto. Permettetemi alcune, cercherò di essere più breve possibile, alcune premesse. Primo, penso che ci siamo messi d'accordo fin dall'inizio che questo dovrebbe far partire un movimento popolare. Di movimento popolare ancora ne vedo molto poco, quindi siamo un po' tutti dentro in questa faccenda del debito altro. Se non parte un movimento popolare in serio, è inutile che ci vediamo, stiamo qui a parlare. Seconda cosa, una precisione su quello che Vittorio ha detto prima su Napoli. E io sono rimasto piuttosto male di tutto quello che è avvenuto, perché ve lo dico semplicemente così, io ho la netta impressione che a Napoli il nostro bravissimo sindaco De Magistris stia mettendo il cappello un po' su tutto per prepararsi alle elezioni. Io non voglio che nessuno metta il cappello su questa storia, per favore. Quindi sono molto preciso a questo livello e ci tengo. Penso non è Napoli, ma è dappertutto. Dovremmo svincolarci chiaramente da qualsiasi tipo che vuole mettere il cappello su una realtà così importante come questa. Seconda, poi passo subito. Io parlo e mi hanno chiesto di parlare soprattutto sul debito e sul del mondo. Permettetemi, prima di tutto come missionario che ha vissuto per 12 anni in una delle più terribili baraccopoli d'Africa, Coro Coccio, e ho visto quello che significa, quello che fa il debito. Ora vivo a Rio de Sanità, dove c'è un'altra bomba sociale. È importante tenetelo presente, se io sarò così duro in quello che dirò è perché parlo da quella parte. Seconda cosa, parlo come credente in un Dio che è sempre un mistero, Dio, non usiamo questa parola così, ma in un Dio che nella mia tradizione biblica è il Dio degli schiavi, è il Dio degli oppressi, è il Dio degli emarginati, che non può accettare questo. E che ha un sogno, una parola che usiamo noi per Dio, ma Dio non sogna, ma un sogno. Il sogno lui ci ha creati perché ci vuole felici, e una delle ragioni che ci può rendere felici è anche davvero il fatto che ognuno di noi ha i propri diritti fondamentali soddisfatti. In particolare sogna un'economia di condivisione, di comunione, chiamate come vogliamo noi. Ma è fondamentale questo aspetto per me in tutta la tradizione biblica ed è proprio per questo che gli ebrei, consci del tradimento che hanno fatto di questo sogno, hanno inventato quello che noi chiamiamo, scusate, il giubileo. E vi ricordo che il giubileo nasce dal sabbat, dal sabato. Se l'uomo ha 6 giorni per lavorare, per mettersi da parte qualcosa, per poter quel giorno riposare, da dedicare al mistero e da dedicare alle relazioni umane, alla comunità. E quella è la cosa fondamentale. Il sabato era fondamentale in chiave ebraica, lo è anche per noi, perché l'uomo non è uno schiavo, non è una macchina da produrre, fatica, ma ha il suo spazio. Ed è su questo concetto di economia sabbatica che si è innescato, dopo che Israele ha visto quanto tradiva il sogno di Dio, si è innescato il concetto del giubileo, che è incominciato col giubileo del Deuteronomio, 7 anni di sabato, incartate la parola sette, il sabato, 7 anni di sabati, e in cui veniva richiesto la remissione dei debiti, la restituzione delle terre, sempre problemi di indebitamento, e terzo, se uno aveva dovuto anche vendersi in schiavitù, il fatto di essere libero. Questo poi è diventato col libro del Levitico il 7x7, il numero perfetto, il 49, il 50° anno in cui questo doveva avvenire. Perché questo giubileo? È per tentare la società umana, lasciata a se stessa, tenta a strutturarsi nella disuguaglianza, non c'è via. E allora ecco questo strumento del giubileo per raddrizzare un po' le cose. E questo è il concetto. Gesù l'ha usato. Oggi i biblisti che fanno ricerca sul Gesù storico ci dicono che Gesù
quasi certamente annunciato in quella Galilea dei disperati, era veramente il 90% dei Galilei vivevano sotto la soglia della povertà assoluta, annunciato il Giubileo, era con questa concettualità proprio ed è fondamentale. Io sono erede di questa ed ecco perché come missionario, come credente, ci credo che qui c'è qualcosa che deriva proprio. Deriva dalla mia fede, quindi ecco il mio legame fra fede e vita. E sono contento che anche a Genova questo è stato sottolineato. L'anno scorso Papa Francesco ha aperto un giubileo, l'ha chiuso, adesso che si chiude la porta si apre la vera porta, che è quella della remissione del debito. Ecco, in questo spirito che noi abbiamo come forze anche di Chiesa che appartengono a questo movimento. Vogliamo molto insistere, ci sembra estremamente importante. Questo è già avvenuto nel 2000, dove i missionari, per esempio in Italia, ma in Europa, in generale nel mondo, si sono mobilitati, in particolare in Europa, per che cosa? Ma per tentare qualcosa di davvero di efficace, la remissione del debito al sud del mondo, che era qualcosa veramente di assurdo. Noi ci rendiamo forse un po' conto noi adesso di che razza di disastro è stato il debito nel sud del mondo. Io ho portato con me forse il libro migliore che è stato scritto, Un pianeta in debito, dalla Norina Hertz, che lei è una economista che insegna a Cambridge, e lei ha detto una cosa, dice, lo mette così, dice, finché i paesi non disporranno di sufficienti risorse, sta parlando del sud del mondo, da impiegare per le necessità di base dei propri cittadini, che ammettiamolo, per la maggioranza dei paesi impoveriti vorrebbe dire almeno la cancellazione di tutti i debiti, non c'è nessuna possibilità che gli obiettivi di sviluppo del nuovo millennio, che ormai sono finiti, vengano raggiunti. Tutti, notate che lei mette proprio in corsivo la cancellazione di tutti i debiti del sud del mondo. E questa studiosa, in questo studio che fa, lei dice che il 90% dei debiti del sud del mondo sono odiosi, illegittimi, e mette tre condizioni fondamentali perché siano illegittimi. Primo, il regime debitore è privo di consenso democratico o lo era al momento in cui è stato effettuato il prestito. Consenso debito privo di consenso democratico. Poi le spiega che bisognerebbe leggere un po' tutto per capire bene. Secondo, il denaro è stato usato contro gli interessi della popolazione, o grandi opere, o per corruzione, o per armi. Terzo, i creditori, quando hanno concesso il prestito, sapevano che il denaro sarebbe stato usato in quel modo. Queste sono le tre condizioni fondamentali. Lei dice che il 90% dei debiti del sud del mondo sono odiosi, illegittimi, in inglese usa proprio odious. Ed è esattamente quello che io ho sentito nella mia esperienza quando ero giunto a Nairobi nell'88, non ero ancora arrivato alla baraccopoli di Coracoccio. Sono andato ad ascoltarmi un giorno Julius Nyerere, il padre della Tanzania. Non era più presidente della Tanzania. Vi ricordo che è nato povero ed è morto povero. Tra l'altro, Julius Nyerere c'è nato il processo di beatificazione. Penso che se lo meriti. Lui ha usato queste parole chiare e tonde. Per noi, paesi del sud del mondo, è immorale, per noi paesi impoveriti, è immorale pagare il debito, è immorale, perché non lo pagano i governi, lo paga la gente. Mancanza di scuole, mancanza di ospedali, e giù e giù e giù. Questo. Ed è esattamente anche quello che ci ha ricordato il Cardinal Turkson nella lettera che ci ha mandato a Genova, in cui cita espressamente, dice chiarissimamente che praticamente il debito è altrettanto devastante di una guerra. È la stessa identica logica, e lo vediamo nel sud del mondo. Eccetto che adesso abbiamo incominciato, quindi capite com'è importante un po' che noi teniamo presente anche quell'aspetto. Non è l'aspetto principale, noi siamo soprattutto adesso sull'Italia, sull'Europa, ma non possiamo permetterci di dimenticare il problema. Guardate che in questi anni il sud del mondo sul debito ci regala ogni anno
dagli 80 ai 90 miliardi di dollari in interesse. E praticamente cito qui un, non so chi l'ha detto, che non mi ricordo bene adesso, ma praticamente per un dollaro di aiuto che diamo, il sud del mondo ci restituisce 3 in pagamento del debito. Cioè questo è il giro di boa ed è così che ammazziamo la gente. E lo ammazziamo, lo vediamo bene, in mille forme. In questo senso allora anche noi, forse adesso incominciamo a capirlo di più questa storia del sud del mondo, perché abbiamo incominciato anche noi a capire il problema che abbiamo fra le mani del debito. Io basta venire io nella sanità, vedete che razza di bomba sociale avete fra le mani, come ci stanno impoverendo e spellando come polli da essere arrostiti, cioè lo si vede. E adesso che anche noi cominciamo allora a ragionare e a vedere veramente, un peccato io parlo perché non c'è Gesualdi oggi, ma mi ricordo quello che lui dice in quel suo bellissimo libro, Le catene del debito. Il debito è la macchina più infernale di dominio, di impoverimento, di squilibrio sociale che l'essere umano si sia mai inventato. E quindi capite, ed è in questo contesto, allora io cercherò di essere breve, di concludere proprio con alcune cosettine molto semplici. È qui allora dove anche noi dobbiamo cominciare a guardarci dentro. Prima di tutto, più che ai problemi locali, e Gesualdi ci ha ricordato in quell'incontro che abbiamo fatto quando abbiamo costituito, guardiamo di meno al problema delle varie città, più al debito nazionale. È su quello dove dobbiamo focalizzare l'attenzione, altrimenti ci perdiamo e i partiti, tantissimi che sono interessati a quello, ci prenderanno. Quindi attenzione al debito, davvero, che davvero è una roba incredibile quello che sta avvenendo in mezzo a noi. Io lo esprimerei semplicemente così, proprio per quello che è avvenuto con la finanziarizzazione dell'economia. Cioè oggi siamo arrivati a un punto in cui io cito gli economisti che ci dicono che il PIL mondiale corrisponde a 60 mila miliardi di dollari. Quello che invece facciamo girare nelle banche corrisponde a qualcosa come 1 milione di miliardi di dollari. Cioè fra l'economia reale e la speculazione finanziaria c'è una diversità che va dalle 10 alle 15 volte. Non solo la crisi non è finita, ma non è ancora ricominciata molto facilmente, finché non ci crolla addosso un po' tutto. E questa è la follia, direi, è follia la nostra, che poi è diventata davvero una roba incredibile, perché in Europa la colpa di quella truffa delle banche è stata addossata al debito pubblico, purtroppo, dei governi, mentre è perché abbiamo in buona parte salvato le banche. Obama ha speso 14 mila dollari per salvare le sue banche, Barroso in Europa qualcosa come 4.500 miliardi di euro per salvare le nostre banche. E adesso questo invece cos'è che è avvenuto? Usano il problema del debito, come no, dei debiti nazionali, come se, mentre stiamo in buona parte pagando tutto questo. Fra l'altro è incredibile che proprio in questi giorni quello che è avvenuto con il governo italiano, che non riesce a trovare i soldi per i terremotati, ha trovato subito 20 miliardi per sanare le 6 banche. Ecco l'assurdità di tutto di quello che sta avvenendo. Per cui davvero qui c'è bisogno di arrivare con l'elemento giubilare, ecco l'elemento etico che è fondamentale, perché chi è che lo paga? Lo paga la povera gente, le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti. Per il sud del mondo siamo arrivati, cito Oxfam, che gli 8 miliardari più ricchi al mondo hanno l'equivalente di 3 miliardi e 600 milioni di persone. Oxfam dice che con quest'anno l'1% della popolazione mondiale, quindi calcoliamo 70 milioni di persone, ha più del 99%. E questa è la macchina infernale dentro cui siamo. O qualcosa cambia qui, o guardate che non se ne esce fuori. Ecco perché l'elemento del giubileo, l'elemento etico per me è fondamentale. Dobbiamo davvero smascherare questo sistema, far vedere, io soprattutto proveniente dal sud, dico che noi non ci stiamo ancora accorgendo del disastro del sud. Ma cavoli, ma lo Svimez ha già detto che siamo peggio della Grecia al sud.
che il 70% dei nostri giovani non lavorano al sud e si va avanti così, cioè lì vediamo, lo vedo, lo tocco con mano ogni giorno, basta venire alle periferie di Napoli e capire quello che sta avvenendo e le conseguenze di questo debito. È in questo senso che io penso che l'unica parola che posso dire, concludo, che posso dire è, per me viene dal sud del mondo ed è una parola per me davvero forte di un vescovo che alcuni di voi forse hanno seguito e conoscono, Pedro Casaldáliga, che è vescovo emerito, ha il Parkinson, ha 84 anni e sentite come definisce il nostro sistema. La blasfemia dei nostri giorni, l'eresia suprema, che finisce per essere sempre idolatria, è la macro-idolatria del mercato globale. Ed è, può essere, l'omissione della Chiesa, l'insensibilità delle religioni di fronte alla macro-ingiustizia istituzionalizzata oggi nel neoliberismo, che per essenza è peccato, peccato mortale. Omicida, suicida. Per sua stessa essenza, dico, il neoliberismo esclude l'immensa maggioranza dell'umanità. Questo, proviamo a pensare, 4 miliardi di esseri umani che praticamente vivono con 2 euro al giorno, mentre ogni mucca in Europa riceve in sussidio per l'agricoltura, ogni mucca riceve 2 euro e 10 centesimi. Ma siamo impazziti a questo mondo. Ecco perché è fondamentale davvero che prendiamo di petto questo e lui conclude, questo è il peccato del mondo e può essere anche il peccato della Chiesa. E in questo senso, e chiudo, io direi che è fondamentale, ritornando a Francesco, a Papa Francesco, ricordarci che quello che dobbiamo tentare di fare è un movimento popolare. Se non parte questo, guardate, e ricordo, penso che vari di voi erano presenti quando ho fatto il discorso ai movimenti popolari, quando ha detto prima, dice, non lasciatevi imbrigliare, ha detto, perché alcuni dicono la cooperativa, la mensa, l'orto agroecologico, le microimprese, il progetto di piani assistenziali, fin qui tutto bene, finché vi mantenete nella casella delle politiche sociali. Finché non mettete in discussione la politica economica o la politica con la maiuscola, vi si tollera quell'idea delle politiche sociali concepite come una politica verso i poveri, ma mai con i poveri, mai dei poveri, e tantomeno inserita in un progetto che riunisca i popoli, mi sembra a volte una specie di carro mascherato, una carnevalata per contenere gli scarti del sistema. Il Papa davvero coglie qualcosa di fondamentale, ecco perché lo ritengo questo un processo davvero di movimento popolare. Secondo, concentrarci più che possiamo sul debito nazionale, quello che è chiaramente europeo perché tutto parte del... E terzo, suggerirei che parte anche di questo movimento sia dare inizio a un boicottaggio serio delle banche. Ognuno di noi ha una relazione con una banca, siamo sotto la dittatura delle banche, banche che per esempio pagano per le armi, banche che usano i derivati, banche che hanno i soldi nei paradisi fiscali, oppure adesso per l'ecologia, banche che pagano per il petrolio. Ma è mai possibile che Rockefeller, fondatore di Exxon, ha già tirato fuori 800 milioni di dollari? Ha tirati fuori già, perché da Exxon? Perché ha cominciato a capire che non si può andare avanti in questa maniera. Allora cominciamo a domandarci davvero, se parliamo di debito, cominciamo a praticarlo, questo scrivente ai direttori di banca minacciando di ritirare i nostri soldi se la banca non comincia a muoversi. Dobbiamo scendere sul pratico, abbiamo una forza incredibile se il popolo davvero si ribella. È una questione di vita o di morte per tutti noi. E buon lavoro a tutti. Grazie.